adesso sì. Presentazione stamattina a Parabiago del Pinocchio, diverse bande che suoneranno nei comuni interessati, una bella rete. Ne parliamo con l'assessore Valentina Giro, assessore alla cultura del comune di Roma. Grazie, sì, è un bellissimo progetto che vede collaborare insieme tre bande, tre comuni e tantissimi musicisti. Noi a Roma abbiamo la tradizione del convegno delle bande, dove altre bande venivano ospiti nella nostra piazza, però ognuno suonava per sé. Questa volta invece abbiamo fatto davvero un grande progetto di suonare tutti insieme, quindi 100 musicisti tutti insieme in piazza per tutta la cittadinanza che è invitata a partecipare. Sarà uno spettacolo bellissimo sia per i grandi che per i più piccoli, perché Pinocchio appunto una favola senza tempo che non ha età. È vero, e mutuando anche qualche concerto di qualche tempo fa, 1000 musicisti che in qualche modo si erano messi insieme, 100 musicisti. 100 musicisti, tre bande, ma anche per creare l'indotto sul territorio, in tre comuni diversi, Parabiago, Lo e Casolezzo. Per il vice sindaco, nonché assessore alla città produttiva, questo è un altro valore a questa bella iniziativa? Ma sicuramente è un valore importantissimo, si parla di indotto ed è fondamentale per un paese, soprattutto dopo 2 anni di queste difficoltà che abbiamo subito tutti in pandemia, essere rilanciati, e con l'occasione questo è uno strumento fondamentale per rilanciare le nostre attività, per esempio sul territorio, soprattutto in piccole attività che hanno una necessità veramente incredibile di provare a rimettersi sul mercato. Sarà difficile, ma è un'opportunità che questo evento ci concede e non dobbiamo perderlo, anzi dovremo crearne altri di queste dimensioni, perché solo così possiamo rimanere sul mercato, consolidare quelle che sono le attività, perché attraverso questo possono essere presenti e continuare quello che in maniera scandalosa stanno facendo da sempre, perché noi siamo nel territorio. Quindi i piccoli del territorio devono vivere, non sopravvivere, e devono continuare ad esserci. Grazie. E un risultato l'abbiamo già ottenuto mettendo insieme queste tre amministrazioni che ripetiamo, Parabiago, Lo e Casolezzo, 100 musicisti e tanti cittadini che invitiamo a venire a partire dall'11 giugno. Grazie.